salette nostra. Di solito sono i locali che fanno conoscere le proprie bellezze, invece in questo caso sono stati turisti che hanno scoperto delle bellezze, una delle risorse, hanno fatto conoscere ai locali la fondazione. È singolare, sì, è molto una cosa singolare. molto curiosa. È curioso, come dire, ecco, quello che è a due passi proprio dietro l'angolo, cioè un mondo veramente meraviglioso. Tra l'altro avete fatto miracoli perché, ecco, per esempio qui così in video è stupendo, cioè sembra veramente il fondale, e quindi in un ambiente che ecco, diciamo, sì, avrebbe bisogno anche un aiuto dal punto di vista anche di restauro, eccetera. Molto arrangiato, molto arrangiato, una cosa più casalinga. Minima spesa, massima resa, siete riusciti a fare un piccolo capolavoro. Questo è un progetto fatto da bambini di scuole elementari di Riccione che per 2 settimane, la scorsa estate, sono venuti qua, hanno fatto una sorta di stage e ogni giorno per 2 settimane appunto facevamo delle attività sia dal punto di vista creativo, ma facevano anche le visite guidate alle persone che venivano, pulivano le vasche, e davano da mangiare alle testuggini, che sono le tartarughe di terra che adesso sono andate in letargo, e si sono divertiti molto, gli è piaciuto tantissimo, infatti anche quando è finito volevano continuare. Questa è proprio la dimostrazione di come la passione può nascere anche dalle piccole cose e anche da bambini piccoli, perché comunque erano bambini delle elementari. Questa è un'opera d'arte, ricorda l'urlo di Munch. Sì, infatti, questa ci è stata donata da due ragazze, due artiste, che hanno voluto esprimere così la problematica della plastica in mare. E con tutti quei materiali appunto che è fatta l'opera, sono stati raccolti in spiaggia, quindi provengono dal mare. Una reinterpretazione di come da una parte diciamo la maleducazione delle persone, però dall'altra la creatività che c'è nel poter riutilizzare anche sui rifiuti in qualcosa di bello, quindi mai buttare nulla perché in qualche maniera può avere una seconda vita in questo senso, oltre al discorso l'urlo, nel senso che cosa stiamo facendo al nostro mare, al nostro pianeta. Siamo qui alla Fondazione Cetacea con Valeria Angelini. Ciao. Facciamo un tour, diciamo, sì, in questa che è una colonia, un'ex colonia. È un'ex colonia, si chiama infatti ex colonia Bertazzoni, era un lascito di questo medico che al comune di Riccione ha lasciato questo stabile e con una funzione, almeno nella sua eredità, di tipo didattico, educativo, qualcosa che comunque doveva avere questa finalità la struttura. Infatti nel passato è stata anche una scuola, è stata anche in parte sede della pubblica istruzione e adesso invece è un po' abbandonata, eccetto noi. Vedo però infatti la sua funzione educativa continua almeno con noi
nel tempo. Queste sono le due salette mostra, dove abbiamo appunto qui una mostra fotografica sulla fauna, quella un po' più comune dell'Adriatico. Infatti il tema un po' di tutto il centro è proprio l'Adriatico, perché è il nostro mare. Questi infatti sono dei pannelli che riguardano la pesca tradizionale della marineria dell'Alto Adriatico, più le specie che sono presenti. Qui abbiamo una parte della collezione osteologica di cetacei, quindi sono scheletri veri di delfini che si sono spiaggiati nel tempo, e alcuni siamo riusciti, diciamo, a recuperarli e poterli mettere in mostra. Questa è una stenella, lì c'è il suo modellino, e però il vero protagonista dell'Adriatico come delfino è questo, che è il Tursiope, e questo è il suo scheletro, anche se è un po' vecchiotto. Ed è infatti la specie più comune presente nel nostro mare. Qui invece abbiamo delle ossa, delle costole, una parte dell'occipitale, delle vertebre, di una balenottera, che invece è un cetaceo mesticeto, che nell'Adriatico non è molto comune perché è un mare un po' basso, un po' fondali bassi per questi grossi animali, però ogni tanto capita. Questa si è spiaggiata morta nel 2007 nelle Marche, a Sirolo. E lì c'è questo forte che piace tanto ai bambini perché non è così facile riuscire a vederli. Sono i fanoni, quindi le balenottere al posto dei denti, come hanno i delfini, hanno queste strutture che servono per filtrare. E quindi è una cosa che attrae molto, Questo particolare. è un resto, Sì, che è una giusto? parte, sono un pacchetto di fanoni, perché di questo scheletro si è riuscito a recuperare solo poche cose. Valeria, noi ci siamo subito addentrate. Sì, mi Ecco. sembra E più locale, c'è anche l'altra parte, l'altra sì, intanto sala. infatti andiamo e poi mi racconti di questa tua scelta, che tu sei una biologa riccionese. Sì, sono nata a Riccione, la mia famiglia, la parte diciamo materna, sono proprio di Riccione, riccionese, anzi addirittura c'era mio zio che è stato il primo cittadino segnato come comune di Riccione, perché una volta Riccione non era comune ma era sotto Rimini. Ed è stato uno dei primi, anzi forse il primo, ad essere segnato nell'anagrafe del comune. E mentre invece di parte di padre sono di tutt'altra regione, sono un misto, però sono nata proprio all'ospedale Ceccarini di Riccione. E sì, io sono laureata in biologia a Bologna. E qui in fondazione ormai sono 17 anni che lavoro, sono rimasta forse quella più vecchia come dipendente della fondazione. È iniziato nel 2003, e quindi sì, sono arrivata un po' per caso, perché sono laureata in biologia, però biologia è indirizzo ecologico, quindi mi interessava il discorso ecologico, ambientale, di poter fare un po' la mia parte, almeno nella salvaguardia dell'ambiente. Ho lavorato per un po' in una riserva naturale, sempre qua nella provincia di Rimini, a Monferno, e poi da lì abbiamo avuto dei collegamenti, delle collaborazioni con la Fondazione Cetace, quando c'è stata l'occasione di poter entrare in fondazione, anche se poi inizialmente ho fatto anche qualche volontaria prima di proprio essere dipendente. E sono venuta a lavorare qui, quindi al mare, dai monti al mare dal punto di vista professionale. E in tutti questi anni mi sono, diciamo, ho approfondito le conoscenze, mi sono specializzata sul discorso marino, in particolar modo le tartarughe, perché il centro di recupero della fondazione è una delle ossa strutturali del suo scheletro, diciamo, è una delle funzioni principali della sua attività, ecco. Tu sei sempre stata un'appassionata di mare. Come riccionese, il mare è nel mio DNA, e quindi c'era la mamma che per lo iodio, mia sorella, da quando finiva la scuola finché non riniziava, tutti i giorni al mare. Quindi il mare è comunque una parte della mia vita, quello sì, anche se un po' lo soffro, soffro un po' di sembra una cosa un po' strana come biologa. Però un pochettino soffro un po' di mal di mare, anche se adesso ho trovato
dei sistemi naturali per riuscire a superare questa piccola nausea che però non, quando uno Niente di... lavora sul mare poi dopo gli Passa tutto sul passa tutto. Poi mare. dicono che anche i marinai che hanno comunque il vero marinaio soffre il mare. Per tradizione, qui venivano i bambini, noi siamo proprio all'interno di una colonia e quindi ho scoperto che i bambini guarivano da molte malattie e noi siamo proprio qui dentro, quindi c'è una tradizione importante del mare, dello iodio e di tutto quello che chiaramente è inerente. Quindi si può anche suggerire di, a proposito di malattie varie, oggi il coronavirus, domani chissà cos'altro, diciamo che il mare è sempre salvifico. Sì, quello sempre. Stare a contatto con la natura è proprio, diciamo, uno dei balsami quindi, più efficaci che ci possa essere e soprattutto non solo stare a contatto, ma rispettare le sue leggi, fa quello che forse ci aiuta anche a evitare certe situazioni, no? Prevenirle per quanto è possibile. La tua storia è una storia fondata sulla cultura, lo studio e quindi anche la divulgazione, a cominciare proprio dai bambini. Sì, infatti io sono, cioè, fra le mie, diciamo, i miei compiti, le mie professionalità, mi occupo proprio di educazione ambientale, ho anche un master in questo settore. E quindi è uno degli aspetti principali e soprattutto è la base, perché so che per conservare bisogna educare. Se uno non ama, non conosce le cose che gli sta attorno, difficilmente poi se ne prende cura. Per responsabilizzare una persona è necessario spiegargli da dove viene, che cosa ha attorno, che fa parte di qualcosa di un pochettino più grande, di una rete, non è un singolo, e i bambini sono i primi che riescono a comprendere questa cosa, poi qualcosa di innato, perché ancora loro hanno, diciamo, sono già e completamente immersi nella natura. E poi andando avanti che si perde un pochettino questo legame, quindi cercare di fargli capire che è necessario conservarlo e spiegargli bene un po' come funzionano le cose, loro sono il nostro futuro, è sicuramente una delle armi che abbiamo per riuscire, diciamo, a salvare, chiamiamolo così, più che altro noi esseri umani, perché poi la natura in qualche modo continua, è Ah sempre noi sì. che è Eh un pochino più difficile. sì, anche perché cambiamo. Crescendo non si capisce perché c'è qualcosa che cambia nell'essere umano e quindi si allontana da tutto quello che è natura e tutto quello che è rispetto. Ecco perché la vostra è una funzione, è un impegno fondamentale a Riccione, credo. Sì, io penso che la fondazione è nata qua, è nata sul mare, si occupa di mare e il mare è una parte di Riccione, cioè è imprescindibile dall'identità di Riccione e quindi è per quello che penso che sia la fondazione, anche per il ruolo che ha di educazione, di divulgazione in questo settore, sia una parte importante di Riccione, è una sua figlia. Diciamo che è proprio il perno insieme agli sport acquatici, perché credo che spazio ce ne sia in abbondanza per quello che è proprio la spiaggia. Il mare è un mare che dà anche tante soddisfazioni, sto scoprendo, perché qui viene definita la Nursery dell'Adriatico. Infatti, perché essendo un mare basso, soprattutto le nostre zone, e qui abbiamo una sottocosta molto ampio, è proprio lì che nasce la vita, è proprio lì tutti, diciamo, le specie che troviamo al largo, ma partono dal sottocosta. E anche conservare questo ambiente permette di conservare quello che è un pochettino più là, perché poi le specie, soprattutto marine, non sono localizzate, a parte la cozza che può essere lì, fissa in un posto o altre specie di invertebrati, ma la maggior parte migrano, girano, quindi nascono in un punto, ma poi vivono in un altro e ritornano poi di nuovo anche sotto costa, soprattutto molte specie per riprodursi. Quindi diciamo che è un regno dei cuccioli. Sì, la nursery, addirittura poi lì abbiamo una mostra sulla
sugli squali. E ad esempio, proprio di nursery, l'Adriatico è una zona molto importante proprio per la riproduzione di alcune specie, come lo squalo volpe, come la verdesca, che proprio qua, nelle nostre zone dell'Alto Adriatico, vengono a riprodursi, proprio perché le nostre acque, essendo più basse, c'è una maggiore anche quantità di biodiversità, sono più calme e quindi è un posto ideale per far nascere i piccoli, e poi i piccoli possono poi trovare le prede in abbondanza. Ecco, per esempio, a cosa servono gli squali? Servono come qualsiasi animale, qualsiasi organismo, è fondamentale nella rete alimentare. Gli squali poi sono dei top predator, cioè dei predatori al top, e quindi sono quelli che tengono sotto controllo il resto. Sono l'apice della piramide. E poi gli squali, molti non lo sanno, ma la maggior parte delle prede di questi bellissimi pesci sono prede morte, che stanno morendo o malate. Quindi sono una sorta di operatori sanitari che tengono sotto controllo la popolazione delle prede. Quindi sono importantissime. E invece sono tra i pesci, diciamo, quelli più minacciati in assoluto, perché sia per il discorso un po' dei miti che nel corso del tempo si sono sviluppati nei loro confronti, ma sono anche pesci molto pescati. Pensate che fra, diciamo, le specie di pesci sono quelle più in pericolo di estinzione. 10 milioni quasi di esemplari all'anno in tutto il mondo vengono uccisi, pescati sia accidentalmente, ma anche proprio perché pescati per essere mangiati o per varie, Hanno diciamo, il tempo funzioni. di riprodursi. Molte specie no, perché non sono come un tonno che fa milioni Ah. di uova, sono animali che al massimo fanno 30-50 esemplari. E hanno diciamo, un tasso riproduttivo molto lento e quindi non riescono a quello che viene perso con la pesca, non viene subito reintegrato, diciamo, dal ciclo naturale. Tra l'altro leggevo superdotati anche in amore, questa Sì, è nuova questa è una come cosa. curiosità che attira Infatti, molto. è tendenziosa, direi. Cosa Sì. vuol dire? I maschi hanno praticamente due organi sessuali, si chiamano pterigopodi esterni, e quindi chiamiamo due peni in maniera Ah ah. molto, molto semplice, e per questo sono, dicono superdotati, proprio perché invece di uno ne hanno due. La cui funzione uno forse ancora non si è molto capito perché c'è necessità di questa abbondanza. Però hanno questa caratteristica e soprattutto sono organi sessuali esterni, che è una cosa particolare perché nei pesci invece il maschio non ha organi sessuali esterni. È un mondo veramente affascinante perché, ecco, io starei ore ad ascoltare, immagino anche i bambini. Sì, Quanta piace frequenza molto. c'è e quanti bambini poi giustamente arrivano? Se con insegnanti da soli, con le famiglie, cioè come funziona all'interno della fondazione? Allora, noi durante l'estate siamo aperti al pubblico e quindi vengono a frequentare principalmente le famiglie. Adesso quest'anno, per il discorso del Covid, abbiamo un po' rivoluzionato anche gli ingressi, perché prima c'era un accesso libero, quindi si veniva liberamente la famiglia o anche il bambino singolo prima di andare al mare, c'è un passaggio prima in fondazione a vedere i nuovi arrivi per quanto riguarda le tartarughe e quindi c'era molta più libertà. E adesso invece è stato tutto contingentato, però le famiglie, diciamo, sono il nostro target principale. Le scuole, quando c'è il periodo scolastico, vengono perché abbiamo possibilità di fare percorsi guidati, delle attività didattiche e quindi tutti gli ordini di scuola, quindi dalla materna fino alle superiori, e poi abbiamo gli stagisti dell'università che ci vengono a dare una mano. Quindi è il nostro pubblico principale, diciamo, i giovani e le famiglie. Poi quale posto migliore? Siete proprio sulla spiaggia? Quello sì, infatti l'estate è abbastanza facile perché uno fa la passeggiata anche se non ci conoscono, però quando uno capita il cartello ospedale delle tartarughe attira l'attenzione, quindi la gente entra.
Adesso negli anni, prima eravamo conosciuti solo dai turisti, proprio perché non abbiamo la possibilità di fare chissà che pubblicità o cartelli in giro. E però poi dopo i turisti erano quelli che hanno fatto conoscere alla città, nonostante siamo qua da più di 30 anni, e alla città, le categorie, i bagnini, gli albergatori, la nostra presenza. E adesso negli ultimi anni sono proprio loro, cioè il bagnino o l'albergatore, che ci chiama per chiedere quando è l'orario di apertura o anche durante l'inverno se possono venire i loro clienti e ci mandano i clienti. Quindi è stato un po'. Al Al contrario. contrario, di solito sono i locali che fanno conoscere le proprie bellezze, invece in questo caso sono stati i turisti che hanno scoperto delle bellezze, una delle risorse, e hanno fatto conoscere ai locali la Il fondazione. vostro piccolo grande, nonostante così la situazione è un po' fatiscente, però c'è proprio tutto, tutto, di animali, qualcosa che vivente c'è. Cioè, andiamo a vedere che è il nostro pezzo forte, diciamo. Questa è? Allora, questa è la sala di ospedalizzazione, è possibile visitarla quando siamo aperti. E adesso in questo momento abbiamo gli ultimi esemplari che ci sono rimasti, perché quando arriva l'autunno e l'inverno cerchiamo di rilasciare tutte le tartarughe che possono ritornare a casa. Quindi ancora c'è la possibilità di qualche altro rilascio, e altre invece probabilmente rimarranno con noi tutto l'inverno, in attesa poi dei nuovi arrivi che di solito iniziano ad esserci. Qui abbiamo Giuseppe, che ecco, ha avuto un piccolo incidente in testa, Oh, poverino. un trauma cranico, che si sta riprendendo, però dall'attacco si è visto che c'è una piccola frattura all'interno della calotta cranica, non si sta rimarginando. E Giuseppe quanti? Allora, Giuseppe poi è un nome che non sappiamo se è giusto, potrebbe essere anche Giuseppa, perché più o meno per le sue dimensioni e la sua età, Giuseppe potrebbe avere più o meno attorno ai 12 anni, anche qualcosa in meno. Non è facile dare l'età a una tartaruga marina, si prende la lunghezza del carapace, il carapace è la parte sopra della corazza, la schiena, diciamo, dell'animale. E c'è un tasso di crescita annuale, però è sempre indicativo. E quindi possiamo con certezza dire se è un maschio o una femmina solo quando arriva intorno a 18 anni, quindi anche la maturità, con 70 cm di lunghezza. E allora a quel punto il maschio sviluppa delle caratteristiche ben evidenti, che sono una lunga coda, molto evidente che si sporge proprio all'esterno, e la caretta caretta, questa è la specie che abbiamo presente in questo momento, della tartaruga marina comune, quella più diffusa nel nostro mare, nella zona dell'Adriatico, ha due unghie su ciascuna pinna. Nel maschio la prima si allunga tantissimo, diventa una sorta di uncino che gli serve nel momento dell'accoppiamento. Quindi unghie lunghe uncinate, coda lunga maschio, unghie un po' lunghette, dritte, coda che non si vede, porta una femmina. Quindi femmine di sicuro sono Elietta, che è abbastanza Sì, è grande. molto grande. Lei, per Sì, lei è esempio. stata pescata con le reti a strascico. È uno dei principali motivi per cui questi animali arrivano al centro di recupero. La pesca a strascico è l'attività di pesca più diffusa nelle nostre zone, quindi questi animali, soprattutto quando diventano grandi, vanno sul fondo per mangiare. La rete a strascico è una rete che viene trascinata sulla zona di fondale, quindi in maniera accidentale la tartaruga entra all'interno e rischia di morire annegata, perché sono comunque dei rettili, quindi hanno i polmoni, devono venire ogni tanto su a respirare. Se rimangono intrappolati nelle reti rischiano l'annegamento, ed è quello che è successo a Rietta. Fortunatamente è stata pescata, tirata su in tempo, aveva solo un principio di annegamento, infatti lei alla fine del mese ritorna a casa perché si è ripresa. Ah, Quindi verrà ecco. rilasciata di nuovo in mare. Qui invece abbiamo Alessandra. Alessandra è Perché, allora, perché nomi umani?
Perché allora, innanzitutto, spesso i nomi vengono dati dai pescatori o dalle volte chi li ritrova, e quindi è un modo, siamo abituati a chiamare il nostro cane, il nostro gatto con nomi umani, quindi è un'affezione, qualcosa di istintivo. La stessa cosa vale anche per altri tipi di animali come tartarughe marine. E quindi questi nomi vengono dati o dai pescatori o da chi li ritrova, oppure da noi, se non vengono nominate da altri, quando arrivano qua, gli mettiamo un nome, perché poi il codice. Hanno anche un codice, ma è un po' troppo asettico, dà una certa distanza che tutto sommato non riesci poi ad avere quando hai un animale che lo curi. E allora viene dato il nome. Poi qualche volta ci azzecchiamo, se sono abbastanza adulte per capire se sono maschi e femmine. Quando sono piccole, vabbè, tanto, a loro non gli fa, non hanno problemi. E Invece lei, c'è Carolina. ecco, è una cucciolotta. Tra l'altro è la mia prima volta. Sono emozionata perché io non ho mai visto una tartaruga marina, mai. Ed è veramente è meraviglioso perché È poi con ipnotico. questa, sì, con questa lentezza e loro ti guardano poi, Mi sa che c'è ecco. qualcosa di buono da mangiare. Poi lente è molto apparente perché se uno le vede in mare nel loro ambiente, quando vogliono sono veloci. Quindi lento come una tartaruga, questo mito, e per quanto riguarda le tartarughe marine, di sicuro non va bene. Ecco, tante cose che poi non sappiamo, pensiamo, perché appunto si creano dei miti, come anche per i serpenti. Il serpente è Sì, velocissimo. no, ma infatti sono, non so, forse da dove è venuta fuori questa cosa, anche perché poi anche la tartaruga riesce a vincere anche sulla lepre, anche se in modo diverso, quindi già lì Sì, infatti. fa molto. E lei è Carolina, appunto, in questo momento è la più piccola ed è anche quella lunga degenza, perché lei purtroppo non ci vede, è cieca. Un'infezione, le ha colpito gli occhi e ha perso la vista. E quindi su di lei, probabilmente prima di rilasciarla, vorremmo essere sicuri che questa menomazione comunque non gli comprometta la sopravvivenza. E per questo motivo cercheremo di fare il prossimo anno una zona a mare protetta per vedere come si comporta in un'area natura, però comunque delimitata e sotto sorveglianza, verrà monitorata e se va tutto bene, speriamo che riesca a cacciare da sola, allora a quel punto poi si apriranno di nuovo le porte per tornare a casa, questo ce lo auguriamo tutti. Valeria, così mi viene di chiederti, ma figli ne hai? Perché tu parli di queste tartarughe come se fossero i tuoi figli in realtà. Beh, diciamo che essendo il motivo di lavoro, per forza poi c'è una certa propensione a curare in un certo modo. No, quindi non ne ho. Ecco, perché tu parli di lavoro, ma in realtà io lo percepisco che c'è molta passione, perché in un ambiente che è quello che è, cioè se non si ha una grande passione, tu quante ore sei qui? Non ci sono, diciamo, i cartellini da timbrare, perché quando si tratta di animali, sono animali vivi che comunque poi devi curare, è sotto la tua responsabilità. Non ci sono le vacanze, non c'è Natale, non c'è Pasqua, non c'è il sabato e la domenica, anche quando ad esempio durante l'inverno è chiuso, quindi non c'è nessuno, però bisogna comunque venire a controllare, a pulire le vasche. Cioè, è un lavoro che sicuramente non puoi dire se c'è da fare con loro, no, sono le 5, sono le 6, stacco. E ti prende tantissimo e poi appunto dicevo, soprattutto in periodi in cui ci sono i rilasci, oppure quando siamo aperti, non c'è il lunedì e il venerdì, c'è il lunedì e la domenica e di nuovo il lunedì, cioè, quindi è un lavoro che sicuramente è impegnativo. È facile, poi a me mi riesce a dedicarci anche molto tempo, forse perché non ho una famiglia, diciamo mia, però c'è gente che ha comunque una famiglia e si dedica lo In stesso questo alla caso salvaguardia. Questa è la mia questa è la famiglia, sua una famiglia. parte, diciamo, della mia Sì, famiglia. assolutamente. Ma guarda, lo trasmetti perché anche il
la gioia che si legge negli occhi è evidente, si trasmette, per cui complimenti per il lavoro che fai. Questa è una colonia che è destinata a rimanere qui a Riccione. Punto interrogativo. Questo è il punto in questo momento molto interrogativo che abbiamo. Noi qui di proprietà del comune, ci è stato concesso ormai dal 2008, quindi sono 12 anni che siamo qui. Ma adesso ci sono altri progetti probabilmente sulla struttura e quindi vedremo noi Dove dove andrete? andare, quale sarà C'è il nostro già futuro. l'idea di un altro luogo, magari ecco, proprio sul mare, perché io credo che Beh, quello l'ambiente. è fondamentale, il fatto che sia sul mare, perché comunque noi abbiamo bisogno di un posto dove poter poi prendere anche l'acqua dal mare. Questi animali sono animali marini, acqua salata, e quindi per il cambio dell'acqua durante due o tre volte l'anno. Quindi è necessario avere un posto vicino al mare abbastanza accessibile. E poi a parte che è la nostra identità, ci occupiamo di mare, non possiamo essere in collina o da qualche altra parte. E poi essere vicino al mare ci permette anche di fare tante attività, anche in estate, educazione ambientale, lavoriamo con i bambini, con i turisti, è più facile, è qualcosa di accessibile. Ad esempio, in questa struttura di là abbiamo i SUB, quindi altre realtà che si occupano di mare. E E beh, collaboriamo con. tutto collegato, Sì, infatti, certo. collaboriamo con loro. Ad esempio, c'è un'altra associazione che si chiama Blenius, sempre di Riccione, in cui noi come fondazione facciamo parte, fanno parte i SUB e i bagnini, si prendono cura di un'altra realtà che si è scoperto da poco del mare di Riccione, che è sulla barriera Soffolta. Qui a 200 metri dalla riva ci sono dei sacchi di sabbia che sono stati messi negli anni per frenare l'erosione costiera, e lì si è creato un mondo, un habitat incredibile. E adesso si stanno sperimentando invece delle strutture più solide per vedere se hanno maggiore efficienza nel discorso del contrasto all'erosione, ma qualsiasi cosa si mette in quel mare poi fa fiorire la vita. E quindi sono tante cose che possono essere collegate, tante realtà che possono lavorare insieme per la conservazione di questo mare. Bellissimo, veramente. Poi scoprire che c'è appunto, nasce qualsiasi cosa, nasce, fiorisce e quindi c'è l'ambiente giusto, perché parallelamente poi Riccione nasce e fiorisce proprio dalla sabbia, dal nulla si è creato tutto questo. Quindi sembra quasi che tutto questo ambiente ha portato molto bene a questa città che, voglio dire, ha appena 98 anni. Sì, infatti è giovincella, però il mare è molto più vecchio di lei, gli ha dato una possibilità che Riccione ha sfruttato, però il fatto di sfruttare non vuol dire perdere il senso ambientale e soprattutto il legame con quel mare che gli ha permesso di fiorire. Per poter continuare, diciamo, a vivere insieme bisogna conoscersi, bisogna amarsi reciprocamente, bisogna rispettarsi più che altro reciprocamente. Credo, è importantissimo quello che stai dicendo. Tu come biologa molto sensibile, altrimenti non avresti scelto questo cammino e soprattutto questa grande vocazione, perché la si sente, la si avverte. Credi a questo punto della tua vita è tutto l'impegno di essere riconosciuta come giusto che sia? Ma adesso in teoria, diciamo, il riconoscimento viene anche soltanto, non so, dai bambini che ti ringraziano qua alla fine della lezione o quando vengono qua e vedono e gli fai conoscere certe cose, oppure che ti lasciano un disegno
e una frase anche dopo qualche anno che ti ricor si ricordano il tuo nome e quello è sicuramente come diciamo, essere umano, come professionista, dà molta soddisfazione perché riesci a capire che il senso del tuo lavoro è veramente quello. Impagabile, Quello quello sì. ecco. E alle volte però ti piacerebbe forse comunque un briciolo di ambizione, probabilmente ce l'hanno un po' tutti, che certe cose sarebbero più facili se fossero riconosciute, ecco, quello di sicuro. E quindi sì, non è così semplice alle volte perché ci sono dei momenti abbastanza frustranti, più che altro per delle condizioni in cui uno ci si trova o ti mettono, che ricordarsi di quel disegno non è sempre così immediato. E basta un disegno di un bambino, certo, per dire ok, il mio lavoro l'ho fatto, sono in pace con me stessa. Mi piacerebbe che fosse sempre così semplice, ecco, però purtroppo Non non lo è. sempre è così. Le stagioni si sono decisamente allungate, siamo a novembre, un clima meraviglioso, questo è un posto che veramente potrebbe avere sviluppi, io dico infiniti, tutto l'anno perché è proprio è calza a pennello per tutta una serie di lavori che si possono fare, Sì. soprattutto per cercare sempre di più di sensibilizzare, perché vedi, quando si sente parlare di ambiente, di tutto quello che è l'attenzione, eccetera, poi io la domanda me la faccio: ma c'è abbastanza volontà, prospettiva di rendere sempre più importanti questi luoghi? Perché qualche dubbio io ce l'ho, ma in generale, non solo a Riccione. Sì, purtroppo alle volte non si ha una prospettiva ampia, nel senso si vede il piccolo, l'immediato, come per dire metto il cerotto lì e si guarisce, no, perché poi la malattia si diffonde. Il discorso con l'ambiente è quello, non si ha mai una visione di insieme e soprattutto non si ha una visione dei collegamenti che ci sono. È come quando spiego ai bambini la catena trofica, la rete alimentare, se viene a cessare anche una singola specie di quel groviglio, viene a decadere tutto il groviglio. E noi come esseri umani siamo parte di un sistema molto più grande, quindi non possiamo essere al di fuori di quel sistema o non tener conto di quelle leggi, perché poi vediamo, anche se a distanza di qualche anno, comunque viene fuori la problematica. E anche l'utilizzare o comunque dare spazio a situazioni come queste, a realtà come queste, che hanno una base proprio nell'educazione, dell'ambiente, la cultura, è questo quello che ci salva, è questa la differenza, diciamo, che fa la differenza, anzi, la cultura, l'educazione, l'ambiente e la storia. Io rimango senza parole perché è questa la direzione, perché poi ci lamentiamo in generale che i ragazzi non rispondono come dovrebbero, però credo che proprio partendo dalla base che è la natura, i ragazzi dovrebbero crescere e capire profondamente, ma se non c'è chi se ne occupa e non ha le basi forti alle spalle per poter non solo proseguire, ma intensificare. Oggi più che mai, perché non credo che i ragazzi siano così poi portati, no? Sono sempre più attenti ad altre cose, per esempio i cellulari, l'iPad, quindi si stanno distaccando dall'ambiente naturale e credo che questo sia un grave danno per la visione futura proprio dell'umanità, perché questo è un allarme. Infatti, ad esempio, fortunatamente avere anche delle possibilità di frequentare posti come questi o posti di cultura, come può essere anche un museo, ti permette di avere quella visione. Il fatto che possano frequentarlo i ragazzi di tutte le età, per fargli capire come le cose dovrebbero essere o comunque farli impegnare in qualcosa, sentirsi responsabili di qualcosa, li aiuta poi a vedere nella giusta ottica anche tutto il resto. Alle volte capita che ci sono dei ragazzi che vengono qui a fare lo stage. Ci sono quelli, sono varie tipologie. Ci sono quelli che sono un po' costretti dai genitori perché non li vogliono vedere in giro, allora vieni qua.
e li vedi all'inizio proprio che stanno lì a soltanto guardare il cellulare, gli dai dei compiti, ma dopo che li hanno fatti in una maniera un po' approssimativa si mettono a guardare il cellulare. Molti di questi però, dopo un po', quando sono qua o comunque gli stai dietro, col cellulare iniziano a metterlo in tasca e a vedere, ma forse, e tanti si sono appassionati. Cioè, persone che veramente, ragazzini che uno non pensava, anzi che sono ritornati l'anno dopo, senza la costrizione dei genitori, perché erano loro che volevano venire qua a dare una mano. Quindi, se c'è questa possibilità, se gli si dà questa possibilità, se gli si permette di avere questi strumenti, e non soltanto quelli super tecnologici, ma anche quelli dove ci si sporca le mani, dove si è a contatto con animali o con la natura, sicuramente loro sono i primi a non voler più stare ore al computer o al cellulare, perché vedono che c'è dell'altro ed è una parte di loro quell'altro. È così, assolutamente. Valeria, io per questa tua testimonianza ti ringrazio, ringrazio per tutto il lavoro che fate, perché è un lavoro enorme. Trattate l'umanità e la natura al tempo stesso, quindi essendo simbiotiche le cose, è chiaro che dovrebbero essere tutt'uno. Quindi auguro veramente che tutto questo si possa ancor più fortificare per continuare sempre meglio e sempre più forti nel coraggio, perché bisogna avere anche il coraggio di proseguire nonostante le avversità. Cerchiamo di fare la nostra parte. C'è una favola molto carina che ci dovrebbe essere anche ancora lì attaccata, dove in un incendio della savana c'è la rondine che nel becco porta una goccia e gli altri animali dicono: ma come pretendi di riuscire con quella goccia che porti sul tuo becco a spegnere un incendio così vasto? Io intanto faccio la mia parte, è quello che stiamo cercando di fare qua, o almeno quello che io cerco di fare con il mio lavoro e nella mia vita per quanto è possibile.